Vorrei fare il video della settimana, settimana pre-esame. Il fatto è che è lunedì, sono già stanca, cioè devo ancora iniziare la settimana, sono già stanca, quindi partiamo con buonissimi presupposti. Siamo in questa situazione, quindi mi devo mettere a studiare. Ultimo sprint finale, non possiamo mollare adesso. Dormirei di brutto in questo momento. No, 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 cosa sto facendo? Devo studiare, devo studiare. Ho fame, sto cercando del cibo in realtà. Dobbiamo fare la borsa per il saggio, anzi la valigia per il saggio, con tutti i vestiti, perché se no io mi metto a fare le cose o la sera prima o direttamente il giorno stesso. Ma dato che non avrò tempo di farlo, ci mettiamo a farle adesso. Ho finito di fare la valigia, ma mi sto rendendo conto che potrebbe essere l'ultimo saggio questo. Cioè, in realtà non me ne sto rendendo conto, non so quando me ne renderò conto. No, non ho ben realizzato la cosa. Oh, finalmente mi sentite? Devo tirare fuori le ultime cose. Qui avevo messo le scalette saggio che ne ho stampate un po' per i miei ragazzi. In scaletta, i miei ragazzi hanno tipo 15 pezzi, mi pare. E io ho deciso di farli praticamente tutti, tranne quelli dei bambini. Quindi una decina di pezzi valerò domani. Ne usciremo devastati. E potrei benissimamente stare seduta e godermi lo spettacolo dei miei ragazzi, perché è il loro spettacolo, non il mio. E però mi fa piacere essere presente con loro sul palco, riprodurre le mie stesse coreografie e soprattutto ballare con loro, cioè essere parte di loro come gruppo. E quindi mi fa piacere ballare con loro, ma domani sarà veramente intensa. Abbiamo le prove dalle 5 e mezza alle 7 e mezza. Alle 7:45 iniziano ad entrare tutta la gente che vuole entrare. E alle 8 inizia lo spettacolo, dalle 8 alle 9. Sensazioni di questo saggio. Sarò un po' agitata perché nonostante sono coreografie che faccio io, quindi dovrei saperle come il Padre Nostro e l'Ave Maria,
In realtà a lezione sono una di quelle che non se le ricorda, ma perché ho 800 coreografie in testa, ho tutte le posizioni mie in testa, più le posizioni delle altre ragazze. Ci vediamo domani con la continuazione. Buongiorno, stamattina ho sognato che il saggio andava malissimo, cioè le musiche erano sbagliate, chi metteva la musica la metteva sbagliata, le tracce erano tutte sballate, pochissimo pubblico, cioè proprio uno di quei sogni che prima di iniziare dici sì, cioè mi serviva un sogno del genere, vai che si va. Comunque era solo un sogno, quindi siamo pronti, dobbiamo andare a lavoro e poi ci sarà il saggio. I miei ragazzi si cambieranno giù dove ho messo le scalette, invece io mi cambierò qui dove c'è il service, quindi dove c'è tutta la musica eccetera eccetera, perché facendo più pezzi devo essere subito pronta vicino al palco, quindi senza scendere, salire, se no non faccio in tempo. Eccoci qua, è il giorno dopo e volevo parlarvi di come è andato questo saggio, è andato molto bene. Sono stata contentissima che sono venute a vedermi tutte le mie amiche, loro non mancano un colpo, quando ci sono cose importanti ci sono sempre in prima fila a sostenermi e questo mi fa veramente un sacco piacere. Quindi è venuta mia mamma e sono venute tutte le mie amiche. Devo concentrarmi sull'esame perché ho un esame domani che è un esame molto importante, quindi spero di riuscire a passarlo bene. E niente, non so come andrà in realtà, nel senso io sto studiando, sto cercando di mettercela tutta anche se sono abbastanza stanca. Perché è stato un mese molto pieno di cose da fare e quindi anche quando mi metto a studiare sono stanca appunto, quindi faccio fatica, ormai penso che quello che bisognava fare l'abbiamo fatto e in ogni caso appunto cercherò di dare il mio meglio per questo esame e speriamo che vada tutto bene. Cioè no, ci credo perché dopo tutto quello che ho studiato, però mamma cara, no raga, no, porca vacca, cioè me l'hanno già detto che l'ho passato così pam pam pam, ma divertimi, quasi tutta teoria, pochissima pratica, mi ha chiesto la mia tesina, poi mi ha chiesto come imposto una lezione di danza, mi ha chiesto dal punto di vista psicologico come tratto gli allievi, come li tratterei, come li tratto, come far invogliare un ragazzino a partecipare a una lezione di pop, differenze tra i vari stili, anatomia, traumi e non so, sono in confusione,
cioè, gli ho fatto una buona impressione comunque, perché mi ha chiesto dopo due passi base come li spiegherei, come li farei. E poi niente, siamo ritornati a parlare serenamente sedute in realtà, e mi ha detto che è stata molto contenta, che si vede che lo faccio con passione, che mi piace e che quindi non mi chiede altro, e mi ha già detto appunto che il test è superato.